Questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara, per lavorare insieme lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda? Ma si trattò di un periodo che, al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbia avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo. Senta, la vostra amicizia nacque in quell'occasione o in quell'occasione si rinsaldò? No, la nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini, perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, del quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola assieme perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. In quel periodo semmai io ebbi occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca. È vero, signor giudice, che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno? Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carcerari della Sinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive. Ma lo trovò giusto? No, non lo trovai giusto, infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore. E torniamo a Falcone, qual è il ricordo più importante che lei ha di lui? Ma guardi, io ricordo soprattutto la sera e la notte in cui abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era giunta notizia che un settimanale italiano il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta. Capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propalazione di questa notizia, e quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ricordo che qualcuno dei colleghi del pubblico dette addirittura nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che a un certo orario stavo cedendo anch'io, perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura, che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, anche il fatto che contemporaneamente trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. E in quel momento lo ricordo con enorme piacere, perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone. Signor giudice, lei lo ha appena citato. Che cosa ha significato per lei, ma anche per la giustizia palermitana italiana, il pool antimafia? Si trattò di un esperimento non previsto dalla legge, ovviamente non vietato, e in ordine al quale non ci fu nessun provvedimento legislativo che lo sostenesse, che ribaltò completamente il modo
in cui sino a quel momento si era indagato sui procedimenti mafiosi. Partiva intanto dal presupposto soggettivo, secondo cui coloro i quali si interessavano ai processi di mafia, che erano estremamente complessi, non dovessero occuparsi d'altro. Inoltre che si lavorasse in equipe, fu questo il primo esperimento di questo genere dopo quelli del terrorismo, ed inoltre ancora che i procedimenti di mafia dovevano essere guardati tutti contestualmente per riuscire a cogliere le connessioni tra l'uno e l'altro. Si tratta di un esperimento che si basava sul principio del coordinamento delle indagini, un esperimento che soltanto recentemente, con studi accurati di Giovanni Falcone in proposito, è stato riproposto in più ampio raggio con l'istituzione della direzione distrettuale antimafia e della cosiddetta superprocura. Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino? La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle mie strutture di protezione, che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto? Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto, l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione, che ho financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro. Grazie, signor giudice.